Vuoi importare sul pannello di fatturazione elettronica tutti i dati dell'account che avevi su Fatture in Cloud? Nessun problema, puoi farlo in pochi semplici passaggi. Vediamoli insieme. Vai su Impostazioni e poi scegli Generali. Ora vai su Importazione dati. Prima di cominciare, esegui il backup del tuo account su Fatture in Cloud. Ti verrà fornito un file zip da caricare in questa pagina. Non manipolare il documento zip scaricato da Fatture in Cloud. Ogni modifica che fai può causare errori nell'importazione. Procediamo. Vai su Importa tutto da Fatture in Cloud e ricorda che il file deve essere in formato zip, può contenere al massimo 1000 fatture, 1000 clienti, 1000 prodotti e la dimensione massima del caricamento è 30 MB. Puoi trascinare il file nella linea tratteggiata o caricarlo dal locale con Seleziona documento. Vedi tutti gli elementi in una tabella riepilogativa suddivisa per le categorie. Su Elementi presenti trovi il numero di file presenti in quella categoria, mentre su Elementi importabili quelli che saranno effettivamente caricati sul pannello. Se tutta la categoria non può essere importata, poiché tutti gli elementi presentano errori, è indicato Errore nella colonna Importazione. Se l'errore riguarda solo alcuni elementi, leggi Parziale nella colonna Importazione e il sistema procederà a importare solo i file corretti. Puoi scegliere di non importare una categoria premendo su Deseleziona. Se i prodotti con aliquota IVA pari a 0% non hanno una natura IVA associata, dovrai inserirla. Vai su Importa per concludere. Dopo l'importazione dei file, nel menu vedi un report in formato XLS riepilogativo, con il dettaglio di quanto effettivamente importato e di quanto invece non è stato possibile importare in termini di fatture inviate, fatture ricevute, anagrafiche clienti e anagrafiche prodotti. Le fatture inviate e ricevute importate saranno salvate negli omonimi menu e contrassegnate da questo simbolo in corrispondenza del numero. Se non sono ancora conservate, hai il pulsante Azioni, Elimina per eliminarle. E infine, i clienti e i prodotti sono salvati su menu anagrafiche.